Io addirittura un giorno sono andata a Los Angeles al mattino, sono tornata la sera perché dovevo andare a fare shopping. Ciao ragazzi, sono stato a Miami per un periodo e come sapete quando viaggio sono curiosissimo di scoprire come vivono veramente le persone all'estero. Un conto è la Miami che si vede nei film e un conto è quella vera. In questo video intervisto Francesca, assistente di volo di American Airlines, a Miami da 11 anni, ha scoperto gli Stati Uniti tramite Intercultura, facendo il quarto anno all'estero, e che mi conosce da tempo si ricorderà i miei video con Intercultura, e poi ha vinto la Green Card nel 2010. Per chi non lo sapesse, la Green Card è il visto per vivere negli Stati Uniti e una lotteria gratuita a cui può partecipare chiunque appartenga ad alcuni paesi, viene fatta ogni anno. Per esempio, 3 anni fa a New York ho intervistato un po' di italiani che l'hanno vinta. Pensate che Francesca ha partecipato per ben 12 anni di fila prima di vincere. Quando ho cominciato io avevo 18 anni, l'ho mandata era cartacea ai tempi, adesso ovviamente è tutto online. E oggi invece racconta la sua vita sul proprio canale YouTube. Dopodiché ho intervistato anche Stefano Versace, non imparentato con la famiglia Versace, ma comunque un imprenditore, proprietario di una catena con 12 gelaterie. L'ho incontrato dopo la sua sessione di golf al Trump National Doral e mi ha raccontato che è arrivato nel 2013 a Miami, dopo aver passato qualche anno in Venezuela, e sempre nel 2013 ha aperto la sua prima gelateria. Gli ho fatto un po' di domande dove mi ha raccontato il suo percorso. Bene, ma torniamo a Francesca. In Italia già faceva l'assistente di volo, per tutta una serie di compagnie che alla fine sono fallite, come per esempio l'Italia. Invece è arrivata negli Stati Uniti, prima ha fatto qualche lavoretto per 2 anni e poi ha deciso di applicare per American Airlines, che al tempo si chiamava US Airways. È stata presa e ha iniziato a lavorare facendo base a Charlotte, coprendo principalmente la tratta Charlotte-Roma. Bello del mio lavoro è che tu puoi vivere da una parte e avere la base da un'altra parte. È un tuo problema arrivare alla tua base all'orario giusto. La mia base era Charlotte, North Carolina, circa 2 ore e mezza di volo da qua. Quindi tu prendevi un volo per arrivare là? Esatto. Te lo pagavi? No, beh, noi vogliamo gratis, quindi questa è la cosa bella. Scusatemi, voi dici Charlotte, Miami è meglio di Charlotte. E quindi per anni, quanto per tempo? Per 6 anni ho fatto così, avanti e indietro. Charlotte, Roma, Roma, Charlotte. Quindi tu andavi a fare shopping a Roma. Sì, esatto, la spesa soprattutto. Okay. Quante volte volavi in un mese? Potevo volare da 2 volte, magari fare solo 2 voli per Roma, fino a 4, 5, 6 volte. Quando è che hai comprato casa qua a Miami? Subito, nel 2012. Sono riuscita a comprarla in contanti. Qua se tu chiedi il mutuo e poi la banca non ti dà il mutuo per qualsiasi motivo, loro ti devono ridare i soldi indietro. No, era una casa piccola, una camera da letto, perché poi la cosa strana qua è che vendono le case a camere da letto, non vanno tanto al metro quadro. Tu in realtà non vivi a Miami, vivi a Miami Beach. Esatto. Miami Beach è proprio un'altra città rispetto a Miami, sono 2 comuni, 2 sindaci, anche la polizia, se vedi c'è scritto Miami Beach Police. Io mi trovo qua a casa più che ormai in Italia, perché diciamo che Miami Beach secondo me è un mix, cioè ti sembra quasi di stare in Italia perché siamo tantissimi italiani, si può girare a piedi, in bicicletta. Soprattutto South Beach ti sembra quasi di stare in un paesino, però effettivamente sei in una grande metropoli, cioè un grande aeroporto internazionale. Io mi trovo bene qua perché vedi, siamo qua sulla spiaggia, cioè a me l'idea di aprire la finestra e vedere la spiaggia mi mette buon umore. Miami pro e contro? Allora, contro che forse fa un po' troppo caldo, contro anche magari che tanta gente non parla inglese, quindi se non parlate lo spagnolo, se venite qua in vacanza non è un problema, però magari viverci, soprattutto dal punto di vista magari di un americano che non parla lo spagnolo, quello è un contro. E pro che veramente mi sembra di vivere in vacanza. Io ho visto, è più costosa di Milano, questo è poco ma sicuro. Tu sei di Milano, no? Sì. Ok, dividiamolo un po'. Affitti. Allora, affitti c'è da dire, causa Covid si è tutto raddoppiato. Quindi una casa, diciamo, di 2 camere da letto, zona Miami Beach, in questo momento meno di $4,000 non lo trovi. Ah, cibo? Siamo una famiglia di 4, con mio marito e 2 bambini piccoli, spendo circa $1,500. Quando andiamo a mangiare fuori, meno di $150. Anche se vai a mangiare la pizza, li spendi. Sì, sono costi che in Italia sono da stellare. Veramente qua, no, qua è normale. Normale veramente in questi giorni, sì. Abbiamo spennato. Vabbè, il prezzo della benzina è più basso. Sì, adesso è tipo $6 al gallone qua a South Beach. L'assicurazione me la copre il lavoro parzialmente, nel senso che di solito quasi sempre tu paghi un tot e la maggior parte di questa l'assicurazione te la paga il tuo datore di lavoro se lavori per una buona azienda. Io che pago per me, mio marito e i bambini, pago più o meno $350 al mese, però questo non vuol dire che poi vai dal dottore ed è gratis. Comunque alla fine c'è sempre un deductible che sarebbe la franchigia, più c'è un massimo che spendi all'anno, quindi diciamo che è sempre meglio non andarci dal dottore. Hai menzionato il dottore, tu mi hai detto che i figli li hai fatti nascere qua in America. Sì. Come mai? Se la sanità penso sia meglio in Italia, no? Beh, allora alla fine è vero che paghi, però
infatti sembra di stare a Ritz-Carlton quando vai qua nell'ospedale. Il mio primo figlio è nato a Miami Beach e la seconda è nata in North Carolina, a Charlotte. Quindi alla fine ti mandano la fattura a casa, poi tu paghi a seconda della tua assicurazione. La fattura del parto, due parti normali assolutamente, la fattura del parto di Miami Beach era $40,000. Porca miseria. Stesso parto in North Carolina erano $20,000, più o meno tra i 4 e i $5,000 che ho dovuto sborsare di tasca mia. Ci sono cose in cui l'Italia è meglio? Vabbè, il cibo sicuramente, c'è competizione con l'Italia. Però si dipende, perché effettivamente alla fine se vuoi comprare una casa come la mia a Roma, secondo me ti costa il triplo a Roma che qua. Il peso della vita, diciamo. Sì, però sì, ovvio che se vai fuori a cena costa meno là. Però comunque la relazione con le persone, io per quello ho solo amicizie italiane e europee, perché qui è molto più difficile fare amicizia. L'americano culturalmente fa più fatica a fare l'amicizia, va disinteressata nel tempo. L'università forse è una di quelle cose in cui anche l'Italia forse è un po'... Ah sì, l'università. I miei figli gli ho detto o vincete una borsa di studio o andate in Italia. Invece la scuola elementare devo dirti che è ottima, anzi forse questa è meglio dell'Italia. A 5 anni già imparano a leggere e scrivere, i 5 anni in poi è gratuita. Il problema è prima dei 5 anni, che sono delle belle mazzate. Sicurezza? Intanto Miami... Allora, sicurezza secondo me tutte le città americane, avendo l'arma facile, non potranno mai essere sicure come l'Italia. Altra cosa, se vi ferma la polizia, cioè fate quello che vogliono loro, se no qua veramente è facile essere sparati così. Però insomma io non ho mai avuto paura di girare anche da sola di notte. Ovvio che se uno va nel quartiere malfamato di Miami magari no. Con le tasse come funziona? Tu sei dipendente, giusto? Sì. In Italia se sei dipendente le tasse le paga il tuo datore di lavoro, quindi tu come funziona qua? Prima di tutto sei tu che scegli quante tasse pagare. Se io volessi pagare anche zero tasse, quindi avere tutto il mio stipendio ogni mese, potrei anche decidere di farlo. Poi a fine anno ti fanno, diciamo, il conguaglio, ti dicono ok, non hai pagato abbastanza tasse perché non hai pagato niente. Non è, diciamo, che puoi decidere di pagare annualmente e non mensilmente. Sì, no, nel senso che a fine anno quando fai il tax return ti dicono ok, ti do tot soldi indietro oppure no, mi devi dare tu i soldi. C'è da dire, avendo una famiglia con due bambini e mio marito non ha lavorato per un paio d'anni, mi capitava veramente che mi dessero tipo $10,000 indietro di tasse all'anno. Se uno dei due non lavora e tu non guadagni tanti soldi, ti danno un sacco di soldi indietro. Esci più fuori a mangiare o più cucini a casa? Noi cuciniamo quasi sempre a casa, però ovvio che quando esci devi essere pronto a tirare fuori i soldi perché comunque costa. Come hai fatto a diventare assistente di volo? E perché hai deciso di diventare assistente di volo? Allora, io da quando ero alta così che volevo fare l'assistente di volo, e quindi poi nel 2003 ho cominciato con la Volare Airlines, che era una compagnia charter, e insomma quello è il lavoro. In Italia. Ho fatto la gavetta. Poi quando sono venuta in America ho detto vabbè dai, ricominciamo. Proviamo anche qua. Ovviamente poi ricominci da zero, cioè non gli interessa a nessuno se tu hai esperienza. Però quindi... sei stata fortunata perché mi dicevi, essendo una delle poche che al tempo parlava italiano, esatto, ti hanno subito messo sulle tratte lunghe. Se non avessi parlato italiano ovviamente avrei fatto dei voli terribili tipo Buffalo e roba del genere. Quindi... come hai fatto a diventarlo qua? Qua semplicemente tu mandi il curriculum alla compagnia aerea, ci sono tante prove psicoattitudinali, magari interviste di gruppo a fine giornata, perché di solito le sezioni durano una giornata, ti dicono subito se ti hanno preso o no. E a me mi hanno preso al primo colpo? Al primo colpo. Poi dopo che ho fatto il corso è stato lì che ti dicono ok, queste sono le nostre basi, metti le tue preferenze. E Charlotte era la mia prima scelta perché ai tempi la base Miami non era disponibile. Com'è la vita di un assistente di volo? È molto diversa l'assistente di volo in Europa. Da un certo punto di vista mi piace di più in Europa, perché vedi tutte le assistenti di volo tutte belle, col capelli raccolti, con la gonna come deve essere, mentre qua ognuno fa un po' come gli pare, non dice quasi niente nessuno. Quindi questa diciamo che è una cosa un po' così. Però diciamo che io ho molta più flessibilità rispetto a un assistente di volo europea. So che in Italia ti danno i tuoi turni, quelli sono, te li tieni, mentre io mi scelgo i miei turni, se non li voglio fare li cambio. È molto più flessibile. Quanti voli fai tu al mese più o meno? È veramente variabile. Io volendo potrei anche lavorare tutti i giorni e fare più soldi? E fare più soldi ovviamente. Tipo se questo mese dico voglio guadagnare un sacco di soldi, lavoro tutti i giorni. Ci sono solo delle legalità, nel senso che ogni 6 giorni devi avere almeno 24 ore di riposo. Se fai 250 ore di volo io muoio. Però quanti soldi ti puoi tirare? Se tu sei neoassunto guadagni $30 all'ora di volo, dopo 13 anni guadagni 70. $30 per... prendiamo la calcolatrice ragazzi. Per 200 ore sono $6,000. Bello stipendio. Sì. Quello però da neoassunto. Da neoassunto diventano 12,000. Sì, che sarebbe il tuo caso, che tu hai... No, io non ho ancora... Non sei ancora la più senior? No, perché non ancora. Perché qua in America hai solo 10 anni di esperienza. In più, essendo stata a casa in maternità... Questo diciamolo, la maternità qua è peggio. Sì, la maternità qua è un benefit aziendale. Non è una cosa che lo Stato ti garantisce. Quindi tu lavori per quell'azienda, magari ti pagano, che ne so, 3 mesi. E allora se ti pagano 3 mesi è un'azienda più buona dell'universo, perché è una roba che non succede tanto. Altre aziende ti pagano zero. Mentre in Italia
sono costretti a pagare. In Italia è obbligatorio. Soprattutto le assistenti di volo americane possono volare con la pancia così fino al giorno che partoriscono. Com'è stare in aereo da assistente di volo? Sempre in giro che giro come una pazza. 12 ore sono tante per dire, no? Ma alla fine passano, soprattutto sui voli da lungo raggio, perché c'è comunque più da fare. Ma mangi le stesse cose nostre? Dipende. A noi in verità non danno il pasto a bordo. Io lavoro spesso in business, avanzano i pasti, possiamo mangiarli. È meglio lavorare in business o meglio lavorare in economy? Allora, quella è una preferenza personale. Tipo io in economy non ci voglio lavorare. Forse che c'è troppa gente in economy. Meno persone. Sì, beh, meno persone, però sono molto più demanding, no? Tipo se tu parli con altri, in business non ci vogliono lavorare. Quindi, riassumendo, quali sono i benefit che ti dà il fatto di essere una hostess? Assistente di volo. Assistente di volo, infatti, bravo. Vabbè, ormai l'ho detto, lo teniamo. Il fatto di poter volare gratis quando si è, diciamo, nei giorni off. L'hotel è pagato, i pasti, abbiamo una diaria. Okay. Però se tu non vuoi mangiare, te la intaschi. Tu puoi andare a Los Angeles, ma anche in Brasile. Sì, volendo. Qualche giorno fa ero a Rio, sono andata a San Paolo, a fine mese vado a Londra. Ma puoi andare anche in Giappone? In Giappone no, sono base Miami, quindi noi facciamo solo i voli partono da Miami. Quindi il Giappone parte dalla West Coast. Quindi se io fossi base Los Angeles, potrei fare il Giappone. Però comunque mezzo mondo te lo puoi viaggiare venendo pagata, è un bel benefit. Sì. Da compagnia a compagnia varia, nel senso, tu sei fortunata che sei in American Airlines o più o meno uguale un po' per tutte le compagnie? Diciamo che tra quelle maggiori americane c'è, cioè, magari chi paga un po' di più, un po' di meno, ma non è che c'è una differenza abissale. Quello che cambia magari sono i benefit, appunto, magari la maternità, magari la malattia. Te ne vorrei andare in Italia nel futuro? Al momento io mi trovo così bene, mi piace andare in Italia così in vacanza sicuramente. Però e tuo marito che è americano cosa dice? Mio marito invece ogni tanto dice no, ma andiamo a vivere a Roma, andiamo a vivere di qua. C'è un po' il sogno dell'Italia. Io dico sempre che non siamo andati in viaggio di nozze, ma non è vero, cioè noi siamo andati in Italia tipo 2 mesi, abbiamo fatto un giro assurdo. Cioè un americano gli dici che hai fatto il giro dell'Italia, cioè quello altro che viaggio di nozze, quello è veramente il viaggio dei loro sogni, della vita che fanno una volta. Dopo aver sentito il parere di Francesca, è il momento di ascoltare invece quello che ci dice Stefano Versace. Anche lui vive a Miami da un bel po' di anni, ma ha fatto un'esperienza completamente differente. Mi ha raccontato come da italiano pensava di spaccare subito portando il gelato negli Stati Uniti e invece ha dovuto scontrarsi col mondo dell'imprenditoria. Ha scoperto solo dopo cosa significasse veramente dover fare l'imprenditore, passando dal classico modello italiano di gelateria al modello in franchising tipico degli Stati Uniti. Cos'è un franchising? Immaginate di avere un ristorante che va bene e volete aprirne altri 3. Al posto di farlo voi personalmente, assumendo dei manager e assumendovi tutto quanto il rischio di impresa, decidete di aprire altri 3 ristoranti affidandoli a 3 imprenditori differenti, che si assumeranno loro i rischi prendendosi però anche i guadagni dell'attività. Il loro vantaggio sarà lavorare su qualcosa che sanno già funzionare, il nostro vantaggio sarà prendere delle commissioni mensili sullo sfruttamento del nostro brand. Per far funzionare un franchising la cosa più importante è il contratto di licenza, che segna tutte quante le regole che il nuovo imprenditore deve rispettare nell'apertura di una nuova location. Per esempio McDonald's è il franchising più grande al mondo, chiunque può aprire un McDonald's. Se vi interessa l'argomento guardatevi il film The Founder. Poi non tutte le catene di ristoranti sono franchise, per esempio Chipotle o Starbucks non sono mai diventati franchise nonostante siano presenti tutto quanto il mondo. In questo caso è una singola azienda gigante che esercita il controllo su tutte quante le location. Ogni scelta ha il suo pro e il suo contro e ci sono infinite informazioni gratuite online per approfondire. Comunque, spiegando queste basi possiamo capire meglio i discorsi che Stefano Versace ha da dirci in questa intervista. Tu vieni qua a giocare a golf? Io sono socio del club e quindi sì, vengo spesso qua a giocare a golf. Giovedì scorso abbiamo giocato proprio con Donald Trump. C'è il presidente Trump qui, qua. Noi siamo arrivati con mia moglie e i miei figli il 26 luglio del 2013 e la prima gelateria l'abbiamo aperta il 16 novembre dello stesso anno, del 2013. Mia moglie è venezuelana, quindi noi abbiamo vissuto anche 5 anni in Venezuela, dove il clima ovviamente era un clima estivo tutto l'anno. Tornando in Italia dopo 5 anni di Venezuela, noi abbiamo beccato la nevicata storica di Urbino di 4 metri e lì ho detto no, questa non è la vita che voglio fare e soprattutto non riuscivo a vedere uno sbocco imprenditoriale, perlomeno non avevo capito come farlo. Mi sono illuso che gli Stati Uniti fossero semplici. Dico vado là, porto il gelato. Gelaterie non ce n'erano, i numeri mi davano ragione. In Italia avevamo quasi 40.000 posti dove si vende gelato o ice cream. In America le gelaterie erano appena 900, quindi poi sono diversi gli ice cream store che invece sono molti di più, però di gelato italiano c'erano solo 900. Ah, che tu quindi Häagen-Dazs, queste esatto. cose. Okay. Quindi ho detto vengo, spacco tutto. Poi arrivo e invece mi sono accorto che facevo, come dicono in Francia, la stessa vita di merda che facevo in Italia, quindi mi alzavo alle 6, andavo a fare il gelato,
rimanevo lì dentro, non vedevo i miei figli. Io ho cominciato a studiare, ho studiato i modelli di Subway, che era il modello che più si avvicinava sia come investimento sia come ritorno. Eravamo nella terra del franchising. Innanzitutto dovevo costruire un modello di business che funzionasse senza di me. Quindi ho tirato la cinghia, perché se tu chiami qualcuno che fa il tuo lavoro dentro, cioè il gelatiere o il manager della gelateria, lo devi pagare e quei soldi li devi togliere da quello che ti mettevi in tasca prima. Però quello ti dà la possibilità di vedere il tuo negozio da fuori, che è uno degli errori che fanno gli italiani, quello di venire qua e pensare di portare il modello di business, che comunque non funziona neanche in Italia, perché se il miglior gelato, la miglior pizza, la miglior cucina ce l'abbiamo noi, ma le catene di gelaterie, di ristoranti, di pizzerie sono americane, vuol dire che qualcosa noi dobbiamo impararla. Noi siamo buoni cuochi, gli americani sono bravi imprenditori. Imprenditori. La fortuna è che il 95% del segreto di un business è nella organizzazione del business, il 5% sta nella qualità. Quindi la brutta notizia per noi italiani, dobbiamo imparare il 95%. La bella notizia è che se impariamo il 95%, quel 5% di qualità gli altri non ce l'avranno mai, perché quella qualità deriva da 2500 anni di storia. Tu sei sempre stato quindi appassionato del gelato? No, avevi mai. Il sogno di avere una catena di gelaterie? Io ho sempre lavorato nella finanza assicurativa per 16 anni, ho fatto il lavoro che faceva mio padre, l'ho fatto in Italia, l'ho fatto a Londra, l'ho fatto in Venezuela, e poi ho scelto di trovare qualcosa che mi desse un po' di orgoglio dal mostrare ai figli, anche perché puoi assicurare il comune di Roma, che era una cosa straordinaria, ma tuo figlio ti guarda come cioè, se invece apri una gelateria e porti tuo figlio in gelateria si sente fighissimo. Sei un eroe. Ho fatto uno studio, è l'unica parola che rappresenta qualcosa di italiano 100% nella cucina italiana è il gelato, perché grazie a Dio è anche l'unica che ha una traduzione, che è ice cream. La mozzarella non ha traduzione, la pasta non ha traduzione, la pizza non ha traduzione, quindi chiunque faccia una cosa non vera è costretto a chiamarlo pizza, pasta, mozzarella, eccetera. Dopo un po' di domande ha deciso di accompagnarmi in macchina a Brickell per vedere una delle sue gelaterie, il suo flagship store. Siamo partiti, venuti negli Stati Uniti con l'idea di rimanerci. Oggi ti posso confermare che è stata la migliore decisione che potessi prendere. Per noi Miami ormai è il punto di residenza principale. L'obiettivo è quello tra 8 o 9 anni, quando mio figlio minore era ormai partito per andare a fare la sua vita, è quella di vivere il mondo. Il vero imprenditore, l'ho imparato qui negli Stati Uniti, è la persona che diventa completamente inutile per la sua impresa. Quello è un imprenditore. Quando l'impresa dipende dall'imprenditore, allora non è un imprenditore, è un artigiano. Che non c'è niente di male, è una scelta di vita differente. Se tu sei lo chef principale di un ristorante, quel ristorante non è vendibile. Se invece funziona senza di te, quel ristorante è vendibile. Io sono uno che va a letto molto presto, che alle 8, 8 e mezza va a dormire. Io alle 4 mi sveglio, faccio la mia routine, quindi scendo giù perché per lasciare dormire mia moglie e i miei figli. In Italia sono già le 10, quindi io posso già comunicare con magari fornitori di là, con investitori. Tutto il lavoro di ufficio cerco di farlo la mattina presto e poi passo parecchio tempo sui campi da golf, dove mi vedo con altri collaboratori, imprenditori, eccetera, eccetera, e mi occupo dell'espansione della mia catena di gelaterie. In generale alle 2 di pomeriggio la mia giornata lavorativa è avendo iniziato alle 4 è finita, quindi io ho la grande fortuna di poter dedicare gran parte della giornata alla mia famiglia, a mia moglie, ai miei figli, a star con loro. Quindi il golf dicono che è uno sport dei ricchi, perché la gente pensa che costino molte le mazze, ma uno può iniziare anche con $150. Il problema del golf è il tempo. Chi ha 4-5 ore da stare a passeggiare dietro una pallina, i prati, invece di andare a lavorare? La grande ricchezza di una persona sta nel tempo, nella disponibilità del tempo. Arrivato in gelateria mi ha offerto un gelato, gli ho fatto un altro paio di domande sulla sua attività. Ma come, imprenditore inutile per l'azienda? E invece sono qua a servire il gelato. È qua a servire gelato. Io ho sempre detto che avrei fatto 3 gelaterie, perché più di 3 diventava un lavoro. E poi invece quando vieni qui ti accorgi che tu vai ad Atlanta, vai a Chicago, vai a Los Angeles e trovi gli stessi ristoranti. È tutto franchising qua. E lì cominci a studiarlo, e quindi io ho fatto il primo passo con licensing, che non è stato un successone, perché lo facevo soprattutto con italiani. Gli italiani fanno fatica a capire la differenza tra licensing e franchising. Soprattutto fare un contratto di franchising costa, cioè lo puoi fare anche con 30, 35, 40 mila dollari. Noi abbiamo speso quasi 200 perché abbiamo fatto tutta la parte dei manuali, tutta la parte di lavoro, di avvocati, di professionisti, di manuali. Questo contratto c'è scritto cosa? La tutto. Persona a cui dai il ristorante può fare. Sono 180 fare. Pagine di contratti, sono vidimati, approvati dai federali, da un contratto federale. Tu hai visto il film The Founder? Sì, l'avessi visto prima di aprire avrei commesso molti meno errori, perché ha commesso gli stessi errori
errori che io ho commesso. Che errore hai commesso? Ma innanzitutto ho commesso l'errore quello di espandermi a una velocità ed una distanza troppo elevata. Per esempio abbiamo aperto un cluster a Filadelfia che è stato fallimento, lo dico senza problemi. Gli Stati Uniti è un posto che mi ha insegnato anche a una relazione più serena col fallimento. Lo strumento del fallimento, che si chiama Chapter 11, negli Stati Uniti è una ristrutturazione del debito proprio per permettere alle imprese di andare avanti. Quindi è una visione differente in Italia, dove il fallimento è quello che chiude la strada cinesca, l'imprenditore si impicca perché non sopporta l'onta di essere un fallito, ma falliscono ogni giorno. Perché? Perché sbagliare fa parte dell'imprenditoria. Ho sbagliato a aprire lì, ho sbagliato alcune location, ho sbagliato a fidarmi dell'italianità spesso perché pensavo che l'italianità era un valore aggiunto alle gelaterie, che può essere a condizione che tu capisca come funziona un negozio. Abbiamo commesso errori nella gestione interna delle gelaterie, ma sono tutti errori che servono per arrivare a raggiungere quegli obiettivi. Noi oggi, quando mi dicono quanti hai, una dozzina di gelaterie, io dico che ho una dozzina di gelaterie. Chi non ha la mentalità imprenditoriale mi dice: sei uno che ha chiuso 6 gelaterie o 8 gelaterie, e io rispondo: sì, io sono quello che ne ha aperte 20 e ne ha 12 aperte. Tu sei quella che nello stesso periodo ne ha aperta una, non l'ha mai chiusa, ma è rimasto fermo a uno. Quindi crescere significa anche commettere errori. Quando abbiamo iniziato a camminare, a correre, siamo caduti, abbiamo dato delle musate, ti sarai sbucciato le ginocchia anche tu da ragazzino, non hai smesso di correre. La mentalità americana è quella di provarci, è quella di capire che il denaro nella vita va e viene, non ha l'importanza che diamo noi. Perdere dei soldi ci sta, io ne ho persi tantissimi in questi anni, però fa parte della vita di saper come ricrearli, avere una relazione serena. Gli Stati Uniti insegnano questo, qui vale la meritocrazia ed è meravigliosa questa cosa. Dopo la prima location, come ti dicevo, ho capito che stavo sbagliando, quindi ho creato un modello che potesse essere replicabile, un modello che tutt'oggi è in fase di miglioramento, lo sarà per i prossimi 100 anni. In genere cerchiamo ex franchisee o franchisee di altre catene. In questo momento è arrivato magari in alcune zone l'autocannibalismo e quindi hanno bisogno di investire utili capitali in altri franchising che non siano in contrasto con McDonald's, non siano hamburger, e quindi il gelato è perfetto. Peraltro il gelato ha un grande vantaggio, primo perché non ha perdite. Perché non ha perdite il gelato? Perché il gelato rimane in vaschetta freddo, congelato, e quindi quello che ti è rimasto oggi al massimo lo vendi domani. Noi abbiamo una factory a Miami Little River che produce con una sola macchina 600 kg l'ora. Non usiamo basi, tutto quanto naturale. Usiamo neutri, latte in polvere e aromi reali, quindi la nocciola per la nocciola, il pistacchio per il pistacchio, ma siamo sulle basi di quintali di latte giornaliero. Queste due giornate all'insegna della scoperta della vita a Miami sono state molto interessanti. È stato interessante scoprire il punto di vista di un imprenditore e il punto di vista di un assistente di volo. Tra l'altro, uno vive a Miami e l'altro in realtà a Miami Beach, che sono due città differenti. Fatemi sapere cosa ne pensate, se ci sono altre domande che avreste fatto, e iscrivetevi al canale per i prossimi video, sia a Miami che nel resto del mondo. Ciao!